siamo nello spazio Fintecoff Commercio di Pordenone, continua il programma di eventi dedicato ai professionisti del bar e della ristorazione, di chi sa utilizzare al meglio i prodotti e di chi fa dei prodotti un'arte al servizio dei consumatori. È la volta adesso del caffè del sud e di latte art. Vediamo un po' di che si tratta, che ci dici, Barbara? Buonasera a tutti, innanzitutto mi chiamo Daniele e lavoro per andare sul caffè di Corigliano, azienda che credo qualcuno già conosca. Piccola curiosità di cosa mi occupo, diciamo, io mi occupo di formazione e consulenza presso i nostri clienti. Il programma di oggi vi intratterò per poco più di una mezz'ora, no? Cosa vi faccio vedere? Parleremo innanzitutto di caffè, riusciremo a capire come individuare un buon caffè da un cattivo caffè, che è una cosa molto molto importante. Una seconda parte, diciamo, più divertente, che si tratta di latte arte, cioè di cui la storia del cappuccino, spiegami come fare una bella buona crema di latte, che è una cosa importantissima all'interno di un bar, e come si può sorprendere a arrivare. Si parla di questo, si parla di latte. Come prendere a cattivare i nostri clienti semplicemente facendo un cappuccino diverso rispetto al classico cappuccino che siamo abituati a bere in qualsiasi bar. Innanzitutto spendiamo due parole sul caffè. Spiegheremo soprattutto il caffè espresso oggi. Parleremo di caffè espresso. Cos'è innanzitutto il caffè espresso? Il caffè espresso è un brevetto prettamente italiano. Da quando iniziamo a bere caffè espresso? Per noi ormai è un'abitudine andare al bar e chiedere un caffè espresso, ma da quando abbiamo iniziato a bere caffè espresso? Nel 1901 i fratelli Bezzera di Milano brevettano la prima macchina da caffè espresso. Non so se avete mai visto in certi bar i caldaioni storici alti verticali. Sostanzialmente non erano altro che una caldaia che produceva vapore. Il caffè veniva attraversato da questo vapore, visto acqua, e ottenevamo il nostro caffè espresso. Nulla a che vedere con l'espresso che siamo abituati a bere oggi. Anzi, una bevanda direi quasi imbevibile all'epoca. La chiamavano anche tazzina nera fumante. Ha avuto un gran successo proprio perché adesso si potrebbe entrare in un locale, in una bottega di caffè e chiedere un caffè espresso fatto al momento per me. Precedentemente cosa si faceva? O si aspettava il tempo di un'infusione, e entrare doveva aspettare almeno un quarto d'ora che preparassi qualcosa, una bevanda di caffè, oppure ti davano qualcosa di mantenuto caldo. Dal 1900 in poi, praticamente, soprattutto in Italia, c'è l'abitudine di iniziare a bere il caffè espresso. La vera rivoluzione l'abbiamo nel 1940, intorno agli anni 40, sempre brevetto italiano, Gaggia, famoso costruttore di macchine di caffè, ha brevettato le macchine a leva o pistone. Avrete visto ancora quelle macchine, magari qualcuno le ha anche usate. Praticamente, qual è stata la vera rivoluzione? Che adesso il caffè non veniva più attraversato solo da acqua calda, ma quest'acqua calda qua veniva anche messa in pressione da una molla che noi caricavamo tirando la leva. Con questa novità qua abbiamo la comparsa della crema sul caffè espresso, cosa che se oggi non vediamo al bar spariamo il barista, ma per l'epoca diciamo era una novità. Infatti se vediamo le macchine dell'epoca c'era pubblicizzata proprio questa cosa qua sulle scocche, tazzina, crema di caffè con la comparsa, perché era praticamente due novità. Terza rivoluzione, terzo step delle macchine a caffè espresso, 1961, sempre costruttori italiani, la Faema questa volta, brevetta la Faema S61, macchina che ha rivoluzionato il mondo del caffè espresso, che si vede ancora in tanti locali, soprattutto in qualche locanda.
qual è stata la grande rivoluzione? Che la pressione non veniva più data dal caricamento di una leva, ma di una pompa, da un pompante esterno. Quindi questo dava costanza di pressione, costanza nel risultato del raffreddore espresso. Tutte le macchine del giorno d'oggi, a parte le ultime che sono una tecnologia completamente diversa, si basano su questo brevetto. Ora, innanzitutto cerchiamo appunto di capire cos'è il caffè espresso. Il caffè espresso è un metodo di estrazione del caffè. Che caratteristiche deve avere? Innanzitutto dobbiamo fare un caffè espresso con 7 grammi di caffè macinato fine, che è la dose codificata per fare un caffè espresso. E questo pannello di caffè deve venire attraversato da acqua in pressione a 9 atmosfere. Adesso quello che vi dico adesso prendete un po' con le pizze, se no non credo bevete più nessun caffè. L'espresso, per come è stato codificato, cioè l'estrazione dovrebbe durare 25 secondi per 25 ml di caffè. I 25 ml di caffè sono l'espresso che siamo abituati a vedere al bar. I 25 secondi, prendeteli con le pizze, si rompe. Diciamo che dai 20 ai 30 secondi faccio un buon caffè espresso. Adesso dopo faremo anche delle prove e vi farò capire. Prima vediamo come si deve presentare un buon caffè espresso. E dopo vedremo anche come non si deve presentare, in modo che voi riusciate a capire, individuare visivamente se state bevendo un buon caffè o un pessimo caffè. Allora, partiamo visivamente come si deve presentare un buon caffè espresso. Innanzitutto con la crema compatta e uniforme. La tessitura deve essere fine di questa crema qua, non deve essere a buccia d'arancia, tutto quello, deve essere di una tessitura fine. Il top sarebbe con la comparsa di una tigratura, per esempio, quello sintomo di perfetta estrazione. Per quanto riguarda la crema, qui abbiamo una piccola parentesi, perché nel pensiero comune si pensa che più crema ha un caffè espresso e più buono sia un caffè espresso. Non è proprio vero, anzi è tendenzialmente il contrario, perché chi apporta crema e corpo a un caffè espresso è la qualità robusta, un tipo di caffè. Tipo di caffè che solitamente è di qualità inferiore. Quindi quando vediamo espressi con una quantità di crema molto molto elevata, dobbiamo debuttare. È una prima indicazione di qualità, non vuole dire assolutamente niente. Allora, premesso, come fare un buon caffè espresso al bar? Adesso noi entriamo proprio sul tecnico, perché magari non ci sono tanti operatori, sono più clienti che operatori. Però diciamo che una volta che uno ha comprato una buona miscela di caffè espresso, l'80% di fare un buon caffè espresso è nelle mani del barista, soprattutto nella manutenzione dei macchinari, cosa che va nel dimenticatoio di questa parte dei locali. Sono cose che di manutenzione di un operatore assolutamente semplici, però devono essere fatte con costanza. Io dico sempre, fare un caffè espresso con una macchina sporca è come cucinare con una pentola sporca. Posso mettere il prodotto più buono in questo mondo qua, la stecca più buona in questo mondo qua, ma con l'olio bruciato lì non vado da nessuna parte. Stessa cosa vale per il mondo del caffè espresso. Cosa molto importante, in cosa deve essere bravo l'operatore? A vedere come avviene l'estrazione. Siccome per l'operatore è l'unico metodo per valutare se sta facendo bene o sta facendo male, è come scende il caffè dai becconci, come avviene l'erogazione. Ovviamente non li può assaggiare e salire, quindi è sempre volare. Come scende un buon caffè espresso? Adesso lo faremo, lo vedremo proprio visivamente. Deve scendere con un fluido costante, cioè
il fluido deve essere costante, in gergo si dice a coda di topo, proprio perché quando scende fa una curva di questo tipo, e quando scende deve dare il senso di sciroccoso, di denso, come quando si versa il miele, per dire, quella è la sensazione che deve dare. Si ritorna prima 25 secondi per 25 ml di miscela. Adesso faccio un caffè espresso e iniziamo a valutarlo insieme. L'estrazione dovrebbe essere sempre di questo tipo qua, fluido costante a cura di un uomo. Ecco, qui siamo di fronte a un buon caffè espresso. Vedete che la crema è di una tessitura fine, senza presenza di bolle o altre genere, e vedrete che adesso la crema persiste, cioè durerà più di qualche minuto. Sicuramente quando vediamo un caffè di questo tipo qua possiamo bere tranquilli. Il colore deve essere un nocciola, testa di mola questo. Può essere leggermente più chiaro e leggermente più scuro, ma come vedremo adesso non arrivare in casi limite. Allora, adesso abbiamo visto un buon caffè espresso. Adesso vi faccio vedere i due esempi. Io adesso esaspererò proprio la situazione, però sono caffè che si bevono in tanti locali, questo è il problema. Però prima vi faccio vedere un caffè sotto estratto povero. Quando un caffè è sotto estratto povero? Quando l'erogazione è molto veloce, cioè non otterrò più un caffè espresso nei canonici 20-30 secondi, ma in 10 secondi io riesco a fare un caffè espresso. Si presenterà comunque in tutt'altra maniera. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete com'è più beige, pallido, chiaro rispetto al caffè precedente? Cosa è successo in questo caso? Però qui ci sono diverse cause che non sto a spiegare perché magari competono agli operatori. Però essenzialmente cosa è successo? Che l'acqua non ha avuto tempo di sfruttare il caffè che io ho messo nel tempo. Quindi che tipo di caffè è questo quando lo bevo? È un caffè scialbo, povero, privo di corpo e privo di aromi. Essenzialmente è acqua sporca. Cioè, nella maggior parte dei casi si beve così. Io dico sempre, con due bustini di zucchero passa tutto. Però chi è abituato a berlo amaro sicuramente non gradisce un caffè di questo tipo qua. Adesso vediamo il caso opposto. Caso opposto cosa vuol dire? Un caffè sovraestratto. Quando l'estrazione è molto lenta, faccio un caffè sicuramente in 40 secondi, un caffè scende a gocce. Situazione che si presenta spesso in tanti altri bar. Thank you.
Vedete la situazione, in questo caso un filo sottile, quasi a gocce. E adesso vedete che per fare la stessa quantità di caffè espresso che ho ottenuto prima ci vorranno 35-40 secondi. Adesso dovete avere un po' di pazienza, c'è un cattivo barista. Vedete, in questo caso qua mi sono fermato addirittura prima, se no vi avrei fatto prendere dopo. Già visivamente si vede che non è un buon caffè espresso, già con il gruppo privo di crema. Chi beve questo tipo di caffè qua, soprattutto per chi è abituato a bere senza zucchero, è veramente qualcosa di sbagliatore. Cosa è successo in questo caso qua? Che la polvere di caffè è rimasta troppo a contatto con l'acqua calda, con la macchina calda, e al posto di estrarre nel miglior modo il caffè l'ho bruciato. Quindi è un caffè fortemente amaro e fortemente astringente. Sono quei caffè là che praticamente una volta bevuti ti viene voglia di bere 2 litri d'acqua. Sono una cosa. Io ci tengo molto, soprattutto con gli operatori del settore, a sottolineare queste cose qua, perché devono imparare a riconoscere. Nella maggior cosa succede molto spesso che noi clienti, quando beviamo un pessimo caffè espresso, non è che diciamo mi hai fatto un pessimo caffè espresso, domani fammelo meglio. Io personalmente, se passo un bar, bevo un pessimo caffè espresso, potete immaginare, soprattutto per chi è operatore del settore. Adesso sembra che lo dica perché vendo caffè, ma il caffè è molto importante, è biglietto da visita di un caffè, di un bar. Che dalle 7 di mattina alle 3-4 del pomeriggio, 70% di consumazioni vertono sulla caffetteria. Faccio bene il mio caffè, il mio bar lavora. Faccio male, è un po' più difficile. Visto questo, vi sarà capitato ancora di andare in tanti bar che vi accompagnano il caffè espresso con cioccolatino, oppure con l'acqua, con il biscottino. Vi dico sempre, sono tutte belle cose, l'importante è che da parte del gestore, del barista, ci sia la costanza, anche un giorno ci sia l'acqua, il giorno dopo c'è il biscottino, ma crea confusione da parte del barista. Quindi è molto importante la costanza. Adesso, visto il caffè espresso, vediamo un'altra cosa molto importante a livello bar, cioè come fare una buona crema di latte, che alle volte sembra banale, cioè non è assolutamente difficile, l'importante è capire come farla bene. Adesso quello che parliamo esclusivamente di cappuccino italiano per come codificato. Cosa vuole il cappuccino italiano? Vuole 25 ml di caffè, quindi un caffè espresso, e 100 ml di latte montato a crema. Si dovrebbe presentare con la piastra bianca ornata dal mondo marrone di caffè. L'importante è che la tessitura della crema sia molto molto fine, questo è molto importante. Ho sottolineato che parleremo esclusivamente di cappuccino italiano, perché il cappuccino italiano ha certe caratteristiche, non è detto che piaccia a tutti, nel senso, soprattutto per la clientela del nord Europa, Germania, Messico, che sono abituati a un cappuccino un latte macchiato molto più caldo, bollente. Magari un buon perfetto cappuccino italiano magari non viene apprezzato, quindi anche lì il barista si deve muovere, deve conoscere la propria clientela.
oggi vedremo come va fatto. Ovviamente, come per il caffè espresso, può essere ristretto, può essere lungo, può essere lungo, ognuno ha i suoi gusti. La stessa cosa vale nel consiglio di altri prodotti. Innanzitutto partiamo dal latte. Che latte bisogna usare per fare il cappuccino italiano? Premesso che con tutti i tipi di latte riesco a fare la crema, ovviamente con caratteristiche completamente diverse. Devo usare il latte intero fresco, alta qualità. Il cappuccino italiano vuole questo. Più proteine al latte, più crema fa. Più grassi al latte, più vellutata viene la crema. Più freddo il latte, meglio riesco a lavorare. Quindi cercare sempre di tenerlo in frigo, comunque freddo. Meglio ancora sarebbe una situazione di questo tipo qua, mantenerlo all'interno del ghiaccio. Lattiera, bricco, altro strumento molto importante. Premesso che con tutti i tipi di lattiera, di bricco, riesco a fare la crema di latte, che l'assurdo anche in un bicchiere, sarebbe meglio avere bricchi di questo tipo qua. Che caratteristiche devono avere? Beccuccio, imboccatura profonda e che lo spessore dell'acciaio sia consistente. Lo spessore dell'acciaio consistente mi consente di rimanere più a lungo sulla lancia vapore prima che il latte si scaldi. Il latte teoricamente andrebbe scaldato solo una volta, non succede questo, però una cosa molto importante, cioè succede solo nei posti dove veramente si lavora tanto, quindi è un continuo giro. Diciamo nel lavoro classico succede. L'importante è che io abbia una minima quantità di latte che ho precedentemente scaldato e maggior parte fresco. Tutti i bricchi, come vedremo adesso, vanno riempiti per il 40% della loro capacità. Mettere poco latte qui dentro significa fare schiumone. Non riuscirò mai a far ottenere una buona crema di latte. È per quello che devo avere più bricchi di diverse dimensioni, perché io parto dal concetto che scaldo sempre la minor quantità di latte possibile. Adesso un po' faccio vedere la quantità ideale. Diciamo la quantità ideale di latte per i bricchi di questo tipo qua è con il fiume beccuccio. Prima cosa da fare, molto importante, è sfiatare il vaporizzatore, cioè eliminare tutta la condensa che si forma all'interno della macchina. Nella possibilità devo usare sempre il vaporizzatore dalla parte opposta di dove c'è il macinalusatore, altrimenti il vapore va sempre a intaccare il caffè. Oggi per questione di spazio uso questo, perché di là non riesco a muovere. Io vi farò vedere la mia tecnica, non è assolutamente legge, non esiste la tecnica appunto. L'importante è capire il risultato, dopo ognuno affina la sua tecnica, l'importante è che il fine sia lo stesso, cioè una crema fine di caffè. Prima cosa da fare, mi devo appoggiare col vaporizzatore a sfiorare il latte, cioè lo devo toccare appena appena, e vicino a un bordo perché? Perché devo imprimere un vortice al latte, il latte deve iniziare a girare. Devo sentire un rumore lieve all'inizio, il latte sta incamerando aria, quindi aumenta di volume. Cosa succede? Il latte aumenta di volume, io mi devo pian pianino con la lattiera abbassarmi in modo da rimanere sempre in superficie.
superficie dell'acqua. Una volta che ho aumentato di volume, mi sposto verso la parte opposta e vado leggermente dentro. Vedete che il latte a questo punto qua, prima faceva un vortice, inizierà a fare un movimento di questo tipo qua e non farà rumore. Se non fa rumore vuol dire che lo stiamo facendo nel modo giusto, stiamo facendo una buona crema di latte. A questo punto qua non devo fare altro che con la mano sentire la temperatura. Quando sono a temperatura faccio altro che chiudere. Cappuccino italiano dice 55 gradi, tengo una mano tranquillamente sul frigo, ovviamente mediamente mi servo così, dopo ci sarà il cliente a cui piace freddo, ci sarà a cui piace bollente, quindi gli si apre il volume. Adesso vi faccio, montiamo il latte e vi faccio vedere come deve essere lavorato. Sempre attenzione, se riuscite a vedere, adesso non riuscite a vedere, comunque sfiorare il latte vicino a un bollo. Apro e all'inizio sento un rumore lieve, mi abbasso pian pianino. Una volta che ho aumentato mi sposto verso la parte opposta e il latte prende un movimento di questo tipo. Sono a temperatura, pulisco sempre il vaporizzatore e lascio riposare la mia crema. Se lascio riposare la crema una decina di secondi meglio. Quindi nella possibilità sempre prima crema di latte e dopo il cappuccino. Adesso mi metto sul mio cappuccino. Thank you.
preciso e costante. Una cosa che grazie di qualcosa so fare. Mia ex moglie diceva che scuro fare niente. Se dico queste cose. L'importante è, vedete che visivamente non è il classico cappuccino che le volte ci presentano al bar, che si vede una montagnona di crema. Lì bisogna diffidare, perché quando si vedono un montagnone di crema, cos'è? Essenzialmente è latte gonfiato, cioè io bevo aria, non ha nulla a che vedere con la crema di latte. Questo è un cappuccino che bevo, e bevo crema dall'inizio alla fine. Ovviamente dopo ci sarà il cliente che richiederà il cappuccino con tanta crema, in quel caso ci si aiuta con un po' di salsa, più crema. L'importante è farlo in questo modo qua. Tanti operatori cadono nell'errore, prendono paura quando il cliente gli richiede tanta crema, tanta scopa, panico, la gonfiano e fanno questa montagnona qua, però non si rendono conto che stanno servendo qualcosa di non all'altezza. Questo è molto importante. Adesso da qui si può aprire solo la fantasia, ripeto, i disegni contano poco, quello che vedremo adesso, la teatro, solo per dare un qualcosa in più. E io dico sempre, l'importante è la crema di latte, cioè, quando io ho fatto un buon espresso e un buon cappuccino, dopo ci si può aprire con la fantasia. Adesso, adesso ad esempio vedremo due decorazioni con la tecnica topping, che è una delle tecniche più facili, più semplici da imparare, che ha anche il suo fascino, diciamo, dopo vedremo altre cose. Adesso faccio sempre la crema di latte. Thank you.
stessa cosa, si parte sempre con la spirale, solo che si fa il lavoro contrario. Più niente se non venite più i nostri posti.